questa la città che dovremmo esportare insieme all'avare dell'ultima cena all'Esposizione Universale di Milano? Cartoline che riproducono i luoghi più rappresentativi della città e forse in maniera fin troppo realistica immondizia scritte sui muri e palazzi decadenti. È come se accanto alla storia e alla cultura di una città attraversata da arabi, greci e normanni ci fosse la partecipazione costante di chi probabilmente impegna il suo tempo ad occupare gli angoli e le vie del centro storico, trasformandoli in discariche a cielo aperto, incurante di ciò che un tempo e forse ancora oggi rappresenta il cuore pulsante della Caltanissetta dei Biangardi, di Pier Maria Rosso di San Secondo e dei Moncada. E intanto tra tavoli tecnici, tira e molla della soprintendenza, caccia all'ultimo sponsor, si crea disperatamente di esportare il gruppo statuario dell'ultima cena, di prepararlo a festa, di restaurarlo, ma soprattutto di renderlo simbolo di una città che accanto al volto di Cristo e dei suoi discepoli porta con sé sfumature di vecchi colori sbiaditi, testimoni di un passato forse per troppo tempo dimenticato da chi uscendo di casa non si cura di gettare il pattume dentro i cassonetti dell'immondizia, ma in vecchie case disabitate agli angoli delle strette vie del centro storico. La grande piazza, quella tanto desiderata agorà che vecchie e nuove amministrazioni hanno sempre cercato di rivalutare, dimenticandosi forse che le sue periferie urlano storia, tradizioni del passato, le stesse che stanno per sgretolarsi accanto all'Eternit e agli sfabbricidi in frantumi, immortalati in queste cartoline trovate per caso su una scrivania di Palazzo del Carmine, senza neppure una didascalia. L'immagine di una città che un tempo odorava di zolfo, gialla come la luna che illumina Piazza Garibaldi nelle notti di sereno, incorniciando la fontana di Michele Tripiciano tra la chiesa di Santa Maria la Nova e San Sebastiano. Non è forse anche questa la città? Una cartolina animata dai colori della cupola della cattedrale, dalle facciate della chiesa di San Domenico, accanto a quel cimitero monumentale dove riposano in pace i grandi che hanno scritto di questa città, che hanno amato ogni angolo di questa piccola Atene che, sebbene attraversata da contraddizioni, da strane passioni e razionalità, è ancora capace di riportarci al suo glorioso passato. Le misteriose cartoline sono invece l'esempio di una forte contraddizione. Rifiuti ed eredità di un passato sono la riproduzione di un presente che, se da un lato porta avanti battaglie per promuovere e far conoscere il gruppo statuario dei Biangardi a Milano, dall'altro si dimentica forse che questa città non dura solo una settimana, quella scandita dalle processioni dei giorni santi che precedono la Pasqua, ma è soprattutto San Calogero, la Provvidenza, Santa Venera, gli angeli.